Salve, sono Enrico Bertolino e sono molto orgoglioso e felice, nonché onorato, di poter presentare il libro di Andrea Tarabbia, Il Giardino delle Mosche, edizione Ponte alle Grazie, un libro che compete e concorre per il Campiello 2016. Votatelo, e perché no? Poi compratelo. Grazie. Ecco, queste di solito sono le presentazioni che si fanno quando ti chiamano. Dato che però non mi pagano, mi voglio togliere uno sfizio, ne faccio una a modo mio. Che non sia neanche una sponsorizzazione, ma proprio un caldeggiamento. Vorrei caldeggiare la lettura di questo libro di Andrea Tarabbia, Il Giardino delle Mosche. Mi ha colpito perché affonda le unghie un po' nel lettore, lo graffia, non lo lascia tranquillo, lo invade l'universo del lettore, a volte portandolo fino alle soglie del disgusto, perché la storia di un criminale, la storia di un assassino seriale, Cicatilo, questo mostro russo, uomo con famiglia, figli, regolare, la moglie neanche sospetta, lui si è brasato 56 persone, se le è tagliate a pezzi, se le è nascosti, alcuni li assaggiava anche. Mi ha finalmente tolto un dubbio epocale, un dubbio con cui sono convissuto per anni. Cioè, questo libro conferma che i comunisti mangiano i bambini. Attenzione, perché i serial killer oggi sono ovunque. Anche lì, alla Fenice, dove siete dentro, avete nella giuria, anche di personaggi. Tenete d'occhio Vecchioni, ad esempio, Lucia San Siro, La Nebbia, I Giochi nella Nebbia, io lo terrei d'occhio. I Papillon di Daverio. Cioè, sono cose che poi un domani uno dice, non te l'ho detto. Io ve l'ho detto, è un attimo. Io a questo punto vi direi, leggetelo, perché se non lo leggi, Andrea, t'arrabbia. Andrea Tarabbia, mi sembrava bella, cioè. Andrea Tarabbia, Giardino delle Mosche, a voi Venezia.